Invitare il pubblico a vedere la corazzata Potëmkin rischia di sembrare un atto di follia. Dopo Fantozzi e la sua cagata pazzesca, il film è diventato il bersaglio di tutti i nemici del cinema d'autore, di chi odia i critici e la critica, di chi pensa che il film debba essere soltanto un divertimento e svago. Eppure difendere il film di Sergei Eisenstein è un rischio che bisogna correre, e non in nome dell'impegno, ma del cinema. Un po' come non si può prescindere dal considerare la Gioconda di Leonardo un capolavoro, anche se negli anni gli hanno disegnato sopra i baffi oppure gli hanno fatto crescere i riccioli. Quello è un capolavoro comunque, così come la corazzata Potëmkin è un capolavoro nonostante le battute di Fantozzi. E come per esempio ci ricorda un regista come Brian De Palma, che negli Intoccabili ha voluto fare un omaggio proprio alla scena più famosa, quella della carrozzina che cade giù da una scalinata. Siamo nel 1924-25 e il nascente Stato sovietico decide di mettere in cantiere dei film che ricordino come la rivoluzione, come dire, aveva avuto delle radici lontane. La prima ipotesi era quella di raccontare tutto quello che era successo nel 1905, un anno molto complicato con la guerra russo-giapponese e con altre iniziative che avevano cominciato a minare il potere degli zar. Ma per paura di non arrivare in tempo per l'anniversario, ecco che si decide di limitarsi soltanto all'episodio della corazzata Potëmkin e all'omaggio che la popolazione di Odessa fece ai suoi marinai e che fu stroncato nel sangue dalla polizia zarista. Non dobbiamo dimenticare che siamo a metà degli anni 20, quando il cinema sta ancora cercando di capire bene qual è la sua strada. Eisenstein pensa che l'unico modo, l'unico strumento che ha in mano è appunto quello del montaggio, perché è attraverso il montaggio che riesce, e cito testualmente le sue parole, ad arare come un trattore la psiche dello spettatore. È questo quello che gli interessa, non tanto mostrare, ma fare. Eisenstein parla esplicitamente di un cinepugno da tirare addosso allo spettatore perché così si possa arrivare finalmente alla vittoria finale. E per farlo dimentica in qualche modo la linearità del racconto, una narratività tradizionale, per cercare di sottolineare soltanto le cose che gli interessano, cioè da una parte la forza dello spirito rivoluzionario e dall'altra la violenza e la crudeltà della repressione zarista. Ed ecco allora che delle statue dei leoni riescono ad animarsi, a muoversi, andando contro quello che dovrebbe essere la loro natura. Ecco che allora è giusto mostrare un occhio che è spiaccicato da una pallottola, oppure un bambino che viene massacrato e ucciso dalla polizia. Ecco che allora è giusto alla fine dipingere a mano di rosso, fotogramma per fotogramma, la bandiera che i marinai ribelli innalzano sul pennone del Potëmkin. Così che alla fine del film abbiamo l'impressione non di aver assistito a una ricostruzione storica o a un film di propaganda, ma a un trionfo del cinema, capace di parlare a tutti nonostante mancassero i dialoghi, ma proprio con la forza delle sue immagini e delle sue emozioni, anche a Fantozzi spiacente.